Il Congresso americano ha trovato un accordo per la paralisi del governo per mancanza di fondi, un'intesa trovata a poche ore dalla scadenza del cosiddetto shutdown, prevista per la giornata di giovedì. Il gruppo di negoziatori, sia repubblicani che democratici, alla Camera si sarebbero accordati per una manovra del valore complessivo di 1.300 miliardi di dollari. Un documento di oltre 2.000 pagine che sarà discusso nelle prossime ore, che se da un lato è favorevole a nuovi finanziamenti destinati alla difesa sostenuti da Trump, dall'altro imporrà delle rinunce per i repubblicani sul fronte dell'immigrazione. Alcuni rappresentanti del Partito Democratico si sono opposti agli elevati costi per la costruzione del muro al confine col Messico.